Bagno di folla per la notte dello shopping e dell'avvio dei saldi di fine stagione. Oltre 40.000 persone per le vie del centro storico aretino a caccia di offerte estive. Negozi aperti sino alla mezzanotte, cene sotto le stelle, musica ed intrattenimento. Questa è la formula vincente dell'iniziativa Shopping sotto le stelle, che si è ripetuta anche quest'anno. Sì, è un sacrificio chiedere a tutti i commercianti di rimanere aperto oltre le ore di lavoro anche dopo cena, però hanno accolto tutti molto benevolmente, perché il clima che si respira è un clima di allegro, di festa, c'è la speranza di procacciare qualche affare buono, e quindi lo facciamo con grande entusiasmo per Arezzo. Vedere tanta gente è veramente bello. Oggi tutto il giorno Arezzo è stata molto movimentata, quindi molto positivo. Speriamo ora che la gente compri, perché poi i nostri negozianti hanno bisogno anche di quello, quindi bene tanta gente e speriamo che ci siano anche gli acquisti. Servono iniziative come questa? Servono assolutamente, anche perché ricordiamoci che Arezzo è una città d'arte, quindi comunque durante il periodo estivo fa fatica, perché soprattutto il fine settimana gli aretini vanno al mare e i turisti scarseggiano. Invece per fortuna con queste politiche degli eventi, con le politiche del turismo, si sta reggendo botta anche d'estate, e questo è importante. Non poteva mancare l'ormai consueto lancio delle lanterne, una folla record in piazza Sant'Agostino. In molti hanno infatti scelto di esprimere il proprio desiderio volgendo lo sguardo al cielo.